Ciao a tutti dallo Spolab, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di un argomento interessante, un argomento che ritorna spesso sul mio canale, quello del recupero, del riciclo. Oggi nella fattispecie andiamo a vedere come recuperare quello che diciamo rimane dall'uso della segattazza. Ecco qua, questa è una segattazza multipla. A varie misure, ecco, noi quando andiamo a fare un buco, normalmente la segattazza la utilizziamo per fare dei buchi e quello che ne risulta qui dentro, la carota, poi la buttiamo via. In realtà le carote sono comode e ci si possono fare tante cose, non solo, si può anche proprio ragionare al contrario per poi farci qualcos'altro. Dato che le mie creazioni spesso sono curve, curviline, mi rimangono questi ritagli qua. Ed ecco qui, vedete che qui già ho fatto dei buchi utilizzando la segattazza. Questi buchi sono stati fatti proprio per recuperare questo ritaglio che altrimenti sarebbe inutilizzabile, ma la stessa cosa può accadere per dei legni di recupero. Questi sono legni di recupero da un vecchio cassetto, perché ci si possono fare tante cosine. Questa è una scatola dove io conservo tutti i ritagli, ecco qui, vedete? Questi sono ritagli di vari materiali, questo è un doghettato, per esempio, di pino da 2 cm, questo per esempio è MDF, questo è faggio, sono più dischetti di questi qui messi in fila, addirittura incollati insieme, il meno utilizzabile di tutti, il truciolato, ci si può far poco, questi siamo nuovamente all'MDF poi verniciati, guardate, sembrano delle rotelline. Qui siamo di nuovo all'MDF ma nobilitata e qui ecco qua un altro ritaglio di compensato multistrato praticamente. Questo è un compensato molto sottile che ci si possono fare delle rondelle, eccone qua un'altra. Quindi li utilizzi, questa è una ghiera per esempio di rifinitura può essere, insomma ecco, ci si possono fare tante cose. Tra le tante cose che ci si possono fare interessanti sono i pomelli. Adesso ne sto prendendo un paio da una mia realizzazione. Eccoli qua, questi li togliamo. Praticamente si tratta di pomelli dove ho inserito i ragni. Questi dadi speciali che vanno a piantarsi nel legno. Ecco, si infilano nel buco e si vanno a piantare. Questo è un buco da 6, questo è un ragno da 6, ma necessita di un foro da 8, infatti qui non entra. Forse ce l'ho uno col foro da 8, eccolo qua, questo col foro da 8. Praticamente si inserisco qui. Vedremo dopo come inserirli, ma iniziamo subito col dire come si fanno questi cosi qua. Si fanno appunto, abbiamo già detto, con la segattazza. La segattazza ce n'ho io di vari tipi, queste per esempio sono quelle che utilizzo per il legno, ma in realtà queste sono da ferro che vanno messe insieme a un pignone centrale. Questa è da legno, l'ho appena comprata con una vite e mezzo da 10 addirittura, scusate, con una punta da 10. Questa la devo ancora inaugurare. Noi praticamente cosa facciamo? Prendiamo il trapano a colonna, nel mio caso il trapano a colonna, ma se voi non avete il trapano a colonna prendete il trapano normale. E qui adesso in sovraimpressione vi sto mettendo il lavoro che vado a fare. Prendo uno di questi ritagli e con la segattazza ne vado a ricavare dei dischi. Bene, una volta torniamo a noi. Una volta ricavati questi dischi, praticamente li dobbiamo rifinire. Allora, per rifinirli io utilizzo dei bulloni modificati. Adesso andiamo in sovraimpressione con la fase di rifinitura. Praticamente, ecco, utilizzo il bullone che avete appena visto per metterci praticamente all'interno la carota e poi la si va a rifinire con una carta abrasiva. In genere, chiaramente via via di grana inferiore, in maniera tale da fare una bella rifinitura. Poi dipende da quello che uno ci deve fare e dipende anche tanto dal materiale. Torniamo a noi.
Ecco qua, praticamente questo per esempio è stata fatta tanto tempo fa, è già oggetto di un video in realtà. Se tornate indietro sul mio canale troverete un video su pomelli e vedrete la realizzazione specifica di questo qui, che è più complicata rispetto a questa, dove praticamente il ragno sta all'interno di un sandwich fatto proprio con due, togliamo, ecco, il ragno sta qui all'interno di questo sandwich fatto da due dischi, in questo caso sono di faggio. Bene, questo caso invece è solo su un fianco. Questi saranno dei pomelli che io ho fatto in sostituzione dei classici galletti. Ve lo avvicino un po', il galletto è un classico, no? Quando si ha la necessità di avere delle cose che si svitano e si invitano secondo la bisogna, ecco, sono un po' scomodi i galletti, questi rimangono più comodi. Io li ho utilizzati per tre cavalletti, da quattro cavalletti a dire il vero, che utilizzo per tenere lo smartphone, uno lo sto usando in questo momento, e utilizzo lo specchio per farvelo vedere. Metto lo specchio sotto, ecco qua, vedete, qui c'è proprio questa qua che l'ho ottenuta proprio con questo sistema. Ci fa compagnia come al solito l'autoclave. Bene, trapano colonna sta proprio sopra l'autoclave, ogni tanto ci fa compagnia. Bene, l'altra fase dopo aver rifinito questi pomellini, l'ultima fase con cui chiudiamo poi il video è quella dell'inserimento praticamente di questo ragno, si chiamano così, all'interno appunto della carota. E io leggermente lo faccio con la morsa, perché con la morsa viene meglio, viene più preciso, più tranquillo, entra dentro con maggiore delicatezza all'interno del legno, perché si può fare, generalmente si fa con il martello, ma col martello può non venire un lavoro preciso. Ecco, se non avete la morsa ovviamente dovete usare il martello, ma comunque sia, diciamo, è meglio averla. Difficile pensare che a un appassionato di bricolage non abbia una morsa. Torniamo a noi, e questi qui esistono anche non solo femmine, quindi al posto del dado, ma esiste anche il bullone, che io qui non ho. Con il bullone, oppure proprio con un bullone normale, si può fare anche il contrario, non questo, bensì qualcosa del genere. Questi sono di plastica di recupero, sono brutti pure, diciamocelo. Ecco, se noi utilizziamo questo sistema possiamo farne anche di questi, di bellini, poi li possiamo anche dipingere, possiamo farci quello che vogliamo, insomma. Prima di passare di finire il video, dopo aver visto come inserire il ragno, aggiungo un altro pezzettino a riguardo degli altri materiali. Questo per esempio è teflon, si può fare la stessa cosa, vedete, E con il teflon ne approfitto per dire una cosa importante, cioè quando andremo a fare queste operazioni con la segatazza, dobbiamo stare attenti, perché vedete questa, giusto per, ok, perché la fase di abrasione, che di taglio, genera dei vapori e delle polveri. In questo caso del teflon sono vapori nocivi, perché si tratta di un materiale plastico, quindi c'ho tutti i solventi e roba dentro. Nel caso del legno ci sono le polveri, la segatura, che vista l'attrito della sega a tazza mentre fa questo lavoro si raggiungono temperature notevoli, si potrebbe anche, esagerando, anche incendiare il legno, no? Quindi queste temperature elevate fanno sì che praticamente questa segatura sia cotta, stia bruciando di fatto, e questi vapori, questi fumi, sono nocivi, quindi dobbiamo evitare di inalare questa roba qui. Meglio di tutti farla all'aperto, e sicuramente le due cose importanti da adottare sono due principalmente: protezione delle vie respiratorie con un'opportuna maschera, oppure veramente anche con un tanto adesso che stiamo in un periodo di pandemia le maschere ne abbiamo quante ne vogliamo. Possiamo mettere anche una maschera di queste classiche di stoffa inumidita, e gli occhiali li proteggiamo al solito con gli occhiali antinfortunistici, ma meglio di tutti sarebbe farlo all'aperto, soprattutto quando andiamo a lavorare con queste qui, lo dobbiamo fare all'aperto.
meglio sempre adottare velocità basse, che così uno non rischia nulla. Con le velocità alte si rischia veramente di avere dei proiettili che possono anche, non vorrei esagerare, ma anche piantarsi negli occhi, insomma. Quindi è importante utilizzare le protezioni. Io vi ringrazio di avermi seguito fino a questo momento. Potete seguire questo che è il mio canale. Vi invito a iscrivervi al mio canale, a iscrivervi. Io purtroppo parlo abbastanza male alle volte. Non succede nulla se non lo fate, però sicuramente mi fa piacere. Da questo video praticamente posso annunciare che sono finalmente su Tipeee, che è un sito di sostentamento dei creativi, un po' come Patreon. Io ho preferito utilizzare Tipeee perché è molto più immediato, e almeno mi sembra così. Vedrò in futuro se funziona o meno, vi saprò dire in futuro. Io vi ringrazio nuovamente e ci vediamo al prossimo video.